preghiamo. O specchio di purità, Immacolata Maria Vergine, noi godiamo nel vedere che sono state infuse in te, sin dalla tua concezione, le più sublimi virtù e tutti i doni dello Spirito Santo. Ringraziamo e lodiamo la Santissima Trinità, che ti ha favorito con questi privilegi, e ti supplichiamo, o Madre benigna, di ottenerci la pratica delle virtù e renderci così degni di ricevere i doni e la grazia dello Spirito Santo. Ecco, le grazie che ci aspettano in questa novena dell'Immacolata Concezione. Siamo al quarto giorno. Tota pulcra es Maria, et macula originalis non es in te. Tu letizia Israel, tutta bella sei, o Maria, e macchia di peccato non è in te. Tu sei la letizia di Israele. Maria, donna della croce, ecco il tema del nostro quarto giorno. Ma è possibile trovare gioia, letizia nella croce? Ascoltiamo le belle parole del nostro vescovo Monsignore Sorrentino nel libro del Sinodo, Tu sei la nostra gioia. Dice il vescovo, non c'è gioia senza croce. Al discepolo non è risparmiata la prova, ma proprio lì, nella prova, nella croce, troviamo la vera gioia, una gioia che non si spegne nell'ora della prova, ma acquista in essa una nuova tonalità. Infatti, continua il vescovo, San Luca ci racconta che gli apostoli, dopo che il Sinedrio li aveva fatti flagellare, erano lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Qual è il segreto di questa logica paradossale della perfetta letizia, vera gioia nelle prove cantata da San Francesco? Il segreto, dice Monsignore Sorrentino, è stare sulla croce, la mia croce, la tua croce, non da soli, ma in compagnia di Cristo. Vediamo questo nella vita di Maria, donna della croce, in tre punti. Il primo punto, Maria, quando ha ricevuto, accolto questo annuncio che lei sarebbe la madre di Dio, era una giovanissima ragazza. Lei sapeva che il Messia dovrebbe venire, ma tramite lei, una giovanissima ragazza in un piccolissimo villaggio chiamato Nazareth? Certamente Maria aveva un piano per la sua vita, era giovane, certamente bella. Tota pulcra es Maria, tu sei bella, o Maria. Ma Maria lascia da parte la sua volontà per seguire la volontà di Dio. San Agostino ci dice, ha concepito prima nella fede, dopo nel suo corpo. Ma qui passiamo alla croce. Maria, donna della croce. Il Papa Emerito Benedetto XVI ci dice, la fede non è una marcia trionfale, ma un cammino cosparso di sofferenze e di amore, di prove e di fedeltà, da rinnovare ogni giorno.
È proprio questa fede nell'annuncio dell'angelo Gabriele: il Signore è con te nelle prove, che fa andare avanti Maria. Vediamo questo nella sua vita, nel terzo punto. Già essendo incinta, non sposata, possiamo immaginare le chiacchiere, possiamo immaginare le calunnie contro Maria, una giovanissima ragazza, e San Giuseppe. Vediamo queste prove in una gravidanza travagliata. Gesù nato in una stalla, perché non c'era posto per loro, Maria, Giuseppe e Gesù, nell'albergo. Vediamo questa prova nella profezia di Simeone, nella presentazione del bambino Gesù. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, un segno di contraddizione. E anche tu, Maria, una spada trafiggerà la tua anima. Possiamo immaginare la sofferenza di Maria, sapendo che Gesù è Dio. Quando Gesù è rigettato, odiato, condannato a morte e crocifisso ingiustamente, che sofferenza per qualsiasi madre e per la madre di Gesù? Ma perché? Come ha perseverato Maria? Era lì ai piedi della croce. Maria non ha scappato la croce. Il segreto, come ci dice Monsignore Sorrentino, è stare sulla croce, non da soli, ma in compagnia di Gesù. Carissimi, ognuno di noi abbiamo una croce. Può essere una malattia, una tristezza, una situazione difficilissima in famiglia, una persona che si trova in difficoltà o ci fa la vita triste a noi. Il segreto di abbracciare la nostra croce è di credere che Gesù sta nella croce con noi. Gesù non ha fermato Venerdì Santo, ha passato alla risurrezione, è risorto dalla croce oggi e ci manda il suo Spirito Santo per stare con noi oggi nella croce. Finisco con una preghiera dalla Santa Madre Teresa di Calcotta, proprio che ci fa ricordare questa verità: Gesù con noi nella nostra croce, Gesù con noi per darci il suo Spirito risorto, per abbracciare, per baciare la nostra croce oggi. Preghiamo. Ricordate che la passione di Cristo termina sempre nella gioia della risurrezione, così quando sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la risurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi mai invadere in tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia del Cristo risorto. Maria, concepita senza peccato originale, prega per noi.